Buongiorno e bentrovati sul canale di areacentese.com. Mi trovo a Pieve di Cento, dove è stato istituito il centro operativo comunale per le ricerche di persone scomparse. La notizia ovviamente è quella della ricerca di Luigi Melloni, l'anziano che non dà più notizie di sé da domenica scorsa. Da domenica 1 settembre non si ha più notizia di Luigi Melloni, da tutti conosciuto come Dorelli, residente nel comune di Pieve di Cento. Ne dà notizia la famiglia, per cui sono subito attivate le forze dell'ordine. La prefettura ha attivato le operazioni di ricerca seguendo il protocollo nazionale di ricerca di persone scomparse. Impegnati i carabinieri, vigili del fuoco con il coinvolgimento di squadre speciali, compresi sommozzatori, polizia locale, protezione civile con il gruppo ANA, si è elevato perfino in volo un elicottero dei vigili del fuoco. Il coordinamento delle operazioni è affidato al comando compagnia carabinieri di San Giovanni in Persiceto, che sta tenendo costantemente i rapporti con la prefettura. Luigi Melloni si è allontanato a piedi. Indossava pantaloni corti, beige e camicia bianca con scacchi rosso e blu. Durante la notte i droni dei vigili del fuoco dotati di termocamera hanno continuato l'attività di ricerca che è iniziata nelle ore di ieri e che ha coinvolto 10 unità cinofile e oltre 110 operatori tra forze dell'ordine, vigili del fuoco, Croce Rossa e volontari che hanno contribuito alle ricerche e all'importante lavoro di logistica. Dunque anche per la giornata di oggi si sono levati in volo gli elicotteri dei vigili del fuoco, sono attive le unità cinofile della protezione civile, dei carabinieri che stanno attivamente cercando Luigi Melloni. Per ora è tutto, restate sempre collegati con noi per tutti gli aggiornamenti. Grazie ancora della vostra attenzione, alle prossime.